Ben ritrovati cari amici da Stilorso, siamo arrivati ad agosto, sarete al mare, se non siete al mare ci sarete già stati o ci andrete a breve e per tenervi un po' compagnia in questa calura, in quest'afa, vi propongo un giochino in cui sarete voi a scegliere la vostra penna preferita tra queste 16 penne che vi vado a proporre. Come ho selezionato queste 16 penne? Beh, la regola principale è una penna al massimo per brand. Sebbene ci siano alcuni brand come Pelican, come Pilot soprattutto, che ne meriterebbero più di una, ne ho scelta solo una, quella che reputo non la più bella, ma la più significativa. Si tratta tutte di penne nuove, non penne vintage o comunque penne ancora in produzione. E adesso andremo a scoprire queste 16, andremo a comporre il tabellone e oggi ci saranno i primi due ottavi di finale, poi tra 4 giorni gli altri due ottavi di finale. Nei commenti per scegliere, poi dovrete semplicemente dire il brand o il nome della penna. Adesso però andiamo a vedere quali sono le 16 penne che ho selezionato. Graf von Faber-Castell Guy Laché. Voi mi direte, ma cominci così? Beh sì, dovevo scegliere una Faber-Castell, una Graf von Faber-Castell e scelgo la Guy Laché. E quindi andiamo a piegare il bigliettino. Seconda penna che ho selezionato, vediamo un po'. Pelican M800. Beh, poco da dire. Penna iconica, bellissima, che non ha bisogno di tante presentazioni. Terza penna, Montblanc 146. Beh, anche qui direi che c'è poco da dire. Quarta penna, finalmente una penna italiana, Delta Dolce Vita. Ah, che bella, arancione, nera. Ha creato uno standard. Sono stati bravi. I creatori. Altra penna italiana particolarissima, Visconti Homo Sapiens, non poteva restare fuori da questo bracket, da questo tabellone. Penna molto bella. Adesso qui qualcuno di voi forse storcerà il naso, però secondo me la Parker Duofold ci sta ancora alla grande, anche quella moderna. È una bellissima penna, non ce l'ho, un pochetto la bramo, ma insomma è il giusto. Però è una bella penna. Altra penna irrinunciabile, l'AMI 2000. Lo so, può essere un po' divisiva, però è altrettanto vero che non poteva assolutamente restare fuori. Vediamo a Pilot. Ho scelto la Cutlass. Lo so, mi piace forse ancora di più la 823, forse ancora di più la Justus, però la Cutlass ha fatto, fa la storia, penna eccezionale. Torniamo in Italia. Aurora 88, quella nuova, quindi se volete la Big, rebbi lunghi. Penna anche questa ottima. Penna francese, elegantissima, ce l'ho, sono fortunato ad averla. Waterman, Carène, ve la consiglio spesso. Penna elegantissima, forse tra i più eleganti. Altra penna giapponese, poteva restare fuori la 3776? Ma assolutamente no, la 3776 è un'icona. Se volete considerate quella in celluloide, che è particolarmente pregiata, ma insomma non poteva restare fuori. Come non poteva restare fuori una Sailor, a 1911 ho voluto mettere la Realo, ma potete considerare la standard se preferite la standard, ma una Sailor di sicuro non poteva restare fuori. Poi cosa ho messo? Poi ho messo un'altra penna italiana, la Leonardo Momento Zero Grande. Che bella questa penna. Bravissimi. Bravissimi i matroni che producono queste penne. Meravigliose. Leonardo Momento Zero, splendida. Ho voluto mettere una penna italiana, canale italiano, Pinai della Grande Bellezza, ce l'ho, super, super penna, con un pennino Quill, che non sarà un vero elastico, ma comunque è tanta roba. Le ultime due forse vi lasceranno un po' perplesse, però secondo me sono penne degne di nota. Questa forse vi lascerà un po' perplesso, la Cross Peerless, dovevo mettere una Cross, ero indeciso tra questa e la Thousand. La Peerless non ce l'ho, però l'ho vista dal vivo, una penna strepitosa, poi con un pennino Sailor. Un po' costosa, però ci può stare, ci può stare. E ultima penna, la Canada Sacré d'Or, una penna in produzione da quasi, anzi da più di 70 anni, insomma non poteva restare fuori. E adesso quindi andiamo un po' a comporre il tabellone. Non c'è trucco, non c'è inganno, andiamo un po' a girare i bigliettini e andiamo a estrarre la prima penna.
prima penna che estraggo è proprio la Caran d'Ache Tridor, che se la vedrà contro. La Caran d'Ache Tridor se la vedrà contro la Visconti Homo Sapiens. Ahia. Adesso io estrarrò tutto il tabellone, poi ci saranno i primi ottavi di finale. Poi abbiamo la Pilot Cupless contro, ah, subito scontro tra titani, contro la Pelican M800. Poi abbiamo la Cross Peerless contro l'Aurora 88. Diciamo forse è andata bene l'Aurora 88. Questo, avevo preso un'altra. Apriamo questa. Delta Dolce Vita contro Leonardo Momento Zero Grande, e iniziamo subito la lotta fratricida. Parker Duofold contro Sailor 1911 Realo. Ecco, adesso facciamo un po' di ordine, ne mettiamo un tabellone un po' per bene. Adesso, trattandosi di ottavi di finale, le squadre sono 16, quindi ho diviso il tabellone a metà. Continuiamo il sorteggio. Abbiamo la Waterman Karen, che se la dovrà vedere contro la Graffon Faber-Castell Guy Laché al primo turno. Platinum 3776 contro la Montblanc 146, è stata un po' sfortunata la 3776. E Pinheider, la grande bellezza, contro l'ultima penna che è rimasta, che è ovviamente la Lamy 2000. Ecco, spero che si veda adesso tutto il tabellone. Oggi vi chiederò di scegliere unicamente tra queste, anzi facciamo dai due lati del tabellone. Mi dovete dire quale preferite tra Caran d'Ache e Cridor e Visconti Homo Sapiens, e mi dovete dire chi preferite tra Parker Duofold e Sailor 1911 Reale. Idealmente nel commento è sufficiente che scriviate, che ne so, Caran d'Ache Sailor oppure Visconti Parker, e io andrò a poi conteggiare il numero dei commenti e vedremo poi chi passerà al secondo turno di questo giochino. Non vi ho detto la cosa più importante: al termine di questo gioco verrà eletta la penna vincitrice e colui che tra di voi avrà più commentato attivamente riceverà una penna in omaggio. Ma anche lì faremo un piccolo sorteggio tra quelli che si sono distinti di più nei commenti, che hanno commentato in maniera più assidua. Comunque, oggi fatemi sapere chi preferite tra Caran d'Ache Cridor e Visconti Homo Sapiens, e chi preferite tra Parker Duofold e Sailor 1911 Realo. E quindi, bene, votate tanti, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio e alla prossima da Stilorso.